Benvenuti su Chihuahua Attitude. E per chi fosse qui per la prima volta, io sono Claudia e lui è Andy. Forse non ho mai spiegato perché ho scelto Chihuahua Attitude come nome per il blog e per questo canale. Beh, ve lo spiego ora. Il Chihuahua è un cane piccolissimo e nonostante sia così piccolo, ha un coraggio esagerato. Non teme niente e nessuno. Se c'è da lottare, lotta, non curante delle sue dimensioni. L'unica cosa che fa è mettercela tutta. Questo è l'unico atteggiamento che possiamo assumere per cambiare le cose che non ci piacciono. Lottare per i nostri ideali, a prescindere da quanto siamo grossi e con la certezza di vincere. A differenza degli altri video che erano molto focalizzati su tematiche specifiche, in questo mi piacerebbe condividere con voi delle considerazioni prima delle vacanze estive. Perché questo è l'ultimo video prima delle vacanze. Non so voi, ma io sono stanchissima e ne ho proprio bisogno. Questi primi mesi del 2019 sono stati bellissimi, ma faticosissimi. Ci sono state moltissime novità che la nascita del blog ha portato con sé, tantissime persone straordinarie con cui siamo venuti in contatto, che hanno contribuito o che contribuiranno a far crescere ed evolvere questo progetto. Una delle cose che ci tengo tantissimo a dire è che qui su questo canale siamo arrivati a 60 iscritti. Che lo so, qualcuno si sarà fatto una grassa risata perché sono pochissimi, ma invece per me siete tantissimi. Ho iniziato 6 mesi fa con 5 amici che ho costretto praticamente con le minacce ad iscriversi al canale e si sono già aggiunte 55 persone che io ringrazio. E a me questa cosa rende molto felice. Lo leggo come un segnale che le mie ricerche e il mio impegno sia valso a qualcosa e forse sono riuscita a trasmettervi delle informazioni utili che vi hanno interessato in qualche modo e vi hanno fatto venire la voglia di saperne ancora di più. Fatta questa premessa, vorrei fare con voi il bilancio dei miei primi 8 mesi da consumatrice di moda sostenibile, se così mi si può definire. Per chi ancora non ha fatto il passaggio da consumatrice di moda tradizionale a moda sostenibile, vorrei illustrare i pro e i contro che ho sperimentato su di me. Parto prima dai vantaggi, che sono tanti. Numero 1, il risparmio. In pratica non ho comprato nulla se non lo stretto necessario, cosa forse mai successa all'inizio di una nuova stagione. Ossia ho comprato 2 paia di scarpe estive, 2 magliette di cotone a maniche corte, una vintage e una di un brand sostenibile, un cappellino con visiera, perché sto facendo crescere i capelli e ci sono dei giorni in cui questa via di mezzo è veramente inguardabile, quindi cappellino tattico. Altro aspetto positivo, mi sono abituata alla qualità e questo ha fatto sì che io non riesca più a fare tutti quegli acquisti facili da pochi euro nelle grandi catene in maniera spontanea. Non mi viene più. Poi altro aspetto positivo, ho rivalutato tutto ciò che avevo, quindi anche quei pezzi accatastati nell'armadio sono stata costretta a tirarli fuori, riguardarli, rivalutarli e ho trovato cose che avevo completamente dimenticato ma che mi piacciono e che quindi indosserò, a differenza di ciò che avrei fatto negli anni passati, ossia buttarli senza nemmeno valutarli con attenzione, senza perderci tanto tempo, perché in realtà io non vedevo l'ora di comprare tutto nuovo. Altro aspetto positivo, sto sviluppando automaticamente una certa abilità nel combinare i pezzi che ho, di necessità virtù. Un altro aspetto positivo, non riesco più a comprare d'impulso come prima, devo tornare a casa, sentirne davvero il bisogno e solo allora torno in negozio. E questo mi piace perché, voi direte, dov'è il vantaggio? Perché sento che non sto più sprecando il denaro come facevo prima e né sto aggredendo l'ambiente con tutto quel consumismo. Ultimo, ma non ultimo, è quella sensazione meravigliosa di essere in armonia con l'ambiente e di prendersene cura. Poi c'è un altro aspetto che stavo dimenticando, e cioè che mi vesto in modo più originale. Il contro, c'è solo un aspetto che può essere considerato negativo, e cioè all'inizio si può perdere un po' di tempo nel cercare le cose. Cose che prima magari a colpo sicuro avremmo trovato in certe catene, ti viene proprio da chiedere, boh, e questo dove lo trovo? All'inizio bisogna dedicare un po' di tempo a fare queste ricerche. Per esempio, potete andare su Chihuahua Attitude e informarvi lì, visto che noi recensiamo un po' di brand, sia di moda sostenibile che negozi vintage. Poi c'è da dire anche questo, non sempre purtroppo le alternative esistono, non ancora, quindi a volte purtroppo dobbiamo ripiegare sulle vecchie abitudini, ma le cose stanno cambiando. Vi ricordate che tempo fa vi avevo parlato di brand sostenibili che avevo conosciuto alla fiera Fa la cosa giusta? Vi avviso, per chi non avesse ancora visitato il blog, che ve ne ho già presentati 2, uno si chiama Foa, che è un brand di streetwear, e l'altro è Interno B, che è un brand invece di moda femminile. Non so se avete già letto gli articoli, se non l'avete ancora fatto, fatelo. Vi consiglio di leggerli entrambi così da cominciare ad allargare i vostri orizzonti sui possibili acquisti sostenibili. Vi do un'anticipazione, a settembre uscirà un altro articolo di un brand che fa invece scarpe sostenibili, ma non vi dirò di più. Vi auguro una meravigliosa estate, per chi parte, chi no, che sia bella, sia rilassante e divertente. Circondatevi di persone che vi fanno davvero bene e ridete tanto. Grazie per aver guardato il video, un abbraccio grande fortissimo anche da parte di Andy. Ci rivediamo a settembre carichi di energia.